Si è conclusa in tarda serata, ma ha risolto una problematica che andava avanti da anni. Stiamo parlando della riunione del Senato accademico di ieri sera che ha sbloccato gli appelli straordinari anche per studenti in corso. Applauso va sicuramente al Senato accademico che ha approvato la possibilità per gli studenti del quinto anno di chimica, tecnologie farmaceutiche, farmacia, architettura e del sesto anno di medicina e chirurgia di poter accedere, anche se in corso, agli appelli straordinari riservati a ripetenti e fuori corso. Purtroppo, con dispiacere, diciamo, approviamo questa cosa in notevole ritardo, poiché le istanze degli studenti le abbiamo fatte pervenire nel corso di tutto, comunque, il percorso di questi studenti che sappiamo sono entrati all'università circa 5 anni fa. Quindi, apprendiamo che c'è stato un notevole ritardo da parte delle istituzioni ascoltare queste istanze degli studenti, poiché avendolo fatto prima, avendo risposto prima a un'esigenza di questo genere, ne avrebbero potuti approfittare molti più studenti, soprattutto anche gli studenti delle triennali che adesso non possono più. Questo cosa significa per questi studenti? Significa appunto che allora loro hanno, durante l'anno accademico, ci sono degli appelli a cui possono accedere tutti e degli appelli riservati ai ripetenti e agli studenti fuori corso. Siccome loro hanno subito un notevole disagio da quando sono entrate all'università, poiché il corso è stato subito dopo disattivato perché è cambiato l'ordinamento dal 509 al 270, subito dopo appunto il loro ingresso in facoltà, chiaramente adesso questo disagio viene compensato dal fatto che loro possono andare a usufruire degli appelli riservati anche a quelle fasce a quelle categorie di studenti particolari. È stato molto combattuto, ieri avete finito molto tardi. Sì, avevo finito tardissimo. Il Senato aveva 18 punti all'ordine del giorno e ci sono stati dei punti particolarmente dibattuti, ma chiaramente quando si devono cambiare le cose, purtroppo richiede tanta discussione, tanto tempo e quindi chiaramente tanto spreco di energie, ma noi siamo sempre lì a servizio degli studenti.